Ciao, buona giornata. Eccoci di nuovo dal mare di Genova, non così bello come ieri. Già un'ora fa era migliore la giornata, adesso si sta rannuvolando, però noi la camminata terapeutica ce la siamo fatta. Allora, intanto vi invito a iscrivervi al canale e al blog collegato al canale Telegram collegato, e a condividere. E quindi andiamo avanti. Stamattina volevo parlarvi di spiritualità, però credo che oggi farò due restituzioni, questa, la prima, e poi un'altra dietro l'impulso di un articolo che ho letto stamattina sul Corriere della Sera. Va bene, questa qui, parliamo di politica, parliamo di sovranismo e parliamo della manifestazione di domani, 10 ottobre, a Roma, no? Organizzata da, diciamo, un fronte sovranista, per così dire, tendenzialmente di sinistra, però abbastanza aperto, no? E che ha migliorato eventualmente anche la fase organizzativa. Diciamo probabilmente la fase di raccolta delle adesioni, perché ho visto, no, l'anno scorso c'erano stati dei problemi, delle idiosincrasie, delle malcomprensioni, delle infiltrazioni. Stanno probabilmente, gli organizzatori hanno fatto un lavoro migliore e ci sono adesioni più trasversali, qualche personaggio noto, va benissimo, anche se poi in altri video, no, ho comunque lamentato nella presentazione di un'intervista di Mazzei di Liberiamo l'Italia, che ha parlato esclusivamente di problemi economici e di Europa, no, quindi Liberiamo l'Italia dall'Europa. Sì, sì, certo, va bene, ma poi ho già detto la mia, anche credo anche di averla scritta questa cosa su qualche articolo, su qualche post, che in ogni caso si sta parlando di cose che per fare occorre avere un grosso, una grossa adesione popolare, qualsiasi cosa, e in ogni caso potenzialmente un governo sovranista potrebbe già iniziare da subito delle grosse politiche e misure veramente sovraniste, anche in presenza dell'Europa. E se noi avessimo una politica, un governo autorevole, dei veri statisti, no, si andrebbe avanti rispettando la Costituzione per quanto possibile, quindi aumentando tutte le misure e le capacità di uno Stato di diritto vero che rispetti la sua Costituzione. Se l'Europa non sta bene, piano piano se ne andrebbe da sola. Questo sempre in presenza di veri statisti, di un vero governo, di gente competente e onesta che inizi a parlare anche a livello internazionale, a intessere con gli altri paesi degli accordi bilaterali, un vero piano industriale, monete parallele, certificato di credito fiscale, tutte queste cose qui, insomma, si possono fare tante cose. Quindi sì, se lo slogan Euro-exit, Ital-exit, e liberiamoci dall'Europa, sì, può essere funzionale, ma Ci vuole di più, perché è velleitario, questo slogan risulta velleitario proprio perché non c'è un accordo politico, non c'è una consapevolezza reale dei cittadini italiani su queste cose, e non si può non tenere conto, non far finta che di non vedere l'appiattimento dei cittadini italiani su
sulle misure antidemocratiche e repressive del governo. Su questa cosiddetta pandemia, che da un punto di vista etico, democratico e scientifico veramente lascia molti dubbi, ma non voglio qui parlare di nuovo della situazione sanitaria e di tutto quello che con cui abbiamo a che fare, perché non è questo. E praticamente intendo con questo video sì dare un saluto alla manifestazione, perché in ogni caso pur con tutte le sue difetti, se vogliamo, carenze, che adesso andremo a vedere, continueremo a parlare di questo problema della politica. Schiavo qualche foto intanto per il video. Vediamo un po' che scappa fuori. Quindi un invito ai manifestanti, agli organizzatori, a guardare un po' più avanti e un po' più in largo, perché appunto, dicevo, se ci troviamo con i cittadini che pedissequamente seguono le politiche criminali del governo e dei governi, la prima responsabilità di tutto questo è politica. Ma è politica in senso generale, non solo del governo. È politica perché con tutta evidenza l'ambito della politica è stato insufficiente, l'ambito della politica, quindi tutto il percorso della politica di questi ultimi decenni è stato insufficiente politicamente, strategicamente, tatticamente, culturalmente, a far sì che la società civile, quindi le persone, sviluppassero una consapevolezza a tutto campo, civile, democratica, culturale, etica, anche scientifica, quindi tutto. Quindi tutte le contraddizioni e le problematiche sociali sono fondamentalmente responsabilità della politica, che praticamente non solo si è corrotta, ripeto, quando parlo di corruzione non parlo di bustarelle, parlo di sostanzialmente di una genuflessione dell'ambito della politica a tutti gli altri poteri che non hanno a che fare quindi con la rappresentanza democratica, a partire dalle banche, alla finanza in su, e quindi con una corrispondente e complementare distruzione della scuola e quindi proprio della sottrazione alle persone della loro capacità culturale di interpretare la realtà, di comprendere cosa stava accadendo, con l'enorme complicità del sistema mediatico, no? che praticamente sostiene tutte le falsità che la gente invece crede vere e che applica tranquillamente sulla propria pelle. Quindi l'invito per la manifestazione di domani non è
solo quello di, no, cercare di essere meno ideologici possibili, meno divisivi possibili, di parlare più dei valori umanistici, dei diritti umani, della Costituzione, senza alcun tipo di accenno al socialismo, a qualche ismo, anche solo a livello di critica. Perché sì, riprendersela con il liberismo, per carità, non è sbagliato, è il liberismo. La gente del liberismo forse capisce che se tu te la prendi col liberismo allora sei meno liberale, allora sei più senza che si renda conto poi, no, che in effetti oggi viviamo in un mondo profondamente illiberale. Perché alla fine la narrazione dei sovranisti di sinistra parte da una lotta al liberismo, come se adesso vivessimo, e quando parlano di liberismo poi addirittura ci tirano dentro anche il liberalismo, che il liberalismo in effetti è una cosa un po' più ampia del liberismo, e non sono sinonimi ma vengono trattati come sinonimi, per cui di fatto se tu mi demonizzi il liberismo e il liberalismo senza scindere, senza comprendere, no, ti prendi la responsabilità, il momento in cui la politica si prende la responsabilità di agire su slogan così divisivi e così generalizzanti, perché alla fine la realtà socio-economica è sempre più complessa, no? È sempre più complessa anche in una palese dittatura, la realtà era sempre più complessa, sia nel comunismo sia nel fascismo, è sempre più complessa, quindi ridurre queste cose può andar bene per una analisi, per uno studio finché si è all'università, ma poi quando si parla alla gente e si continua ad utilizzare queste categorie senza essere veramente inclusivi e veramente dalla parte dei cittadini, di fatto, perché poi non si aiuta a comprendere in questo modo le reali problematiche della politica, quindi non si fa un buon servizio, secondo me, al cittadino e alla politica stessa. Quindi la politica della piazza di domani dovrebbe comprendere realmente che è la politica stessa la principale responsabile di tutti i problemi di oggi, e quindi dovrebbe inviare un messaggio di riscatto della politica. Quindi non solo dovrebbe favorire la nascita, come dico da sempre, di un soggetto unico politico realmente sovranista, costituzionalista e umanista, nel senso di avere come punto di riferimento quei diritti umani che sono già sottoscritti da tutti, che sono tra le fonti più alte del diritto e che andrebbero attuati senza le ingiustizie, le ipocrisie, le discrepanze e gli squilibri con cui sono trattati adesso i diritti umani. Quindi la politica quindi non solo dovrebbe, no, appunto ricucire le varie differenze sotto l'insegna dei diritti umani e cercare di costruire un soggetto di liberazione nazionale veramente unico, alternativo a tutti quelli esistenti, maggiormente inclusivo possibile, perché avrebbe in ogni caso una platea, un elettorato non indifferente di partenza, che poi però nel momento in cui si crea qualcosa che non è indifferente, se è coerente è destinato ad allargarsi, no? Quindi non solo questo, ma il messaggio che dovrebbe, no, non verrà così, però che a me piacerebbe venisse da domani, sarebbe veramente un messaggio di rinnovata responsabilità da parte della politica. E la responsabilità della politica non si può ottenere, non si può realmente comprendere se la politica stessa, se la migliore politica, ammettendo che domani in piazza ci sia virtualmente la migliore politica possibile oggi in Italia, ci siano magari dei potenziali veri statisti all'interno,
Quindi non solo non dovrebbero parlare di ideologie, di ismi e di generalizzazioni di vario tipo, ma dovrebbero finalmente iniziare a considerare, a rivelare in qualche modo e quindi ad invitare ad una profonda riflessione i cittadini, perché i cittadini devono capire le enormi finzioni della nostra contemporaneità. Quindi i presunti o i reali leader della piazza di domani dovrebbero iniziare a dire ai cittadini: cari cittadini, noi oggi siamo governati da... perché è la sostanza della politica questa, no? Come dico sempre, chi governa e come governa. Quindi noi oggi, le nostre società occidentali sono... sono governate da tutte altre entità di quelle che noi crediamo che la gente normale, comune, possa può credere che siano realmente al governo. Noi non siamo governati da questi e non c'è, e dovrebbero dire che denunciare che non c'è un ambito, non ce n'è uno. Ok, non ce n'è uno. La cultura, l'arte, la musica, i media, i laboratori, la scienza, la politica, il governo, il Parlamento, tutti i corpi dello Stato, una gran parte delle fondazioni e degli enti della società civile o parastatali. Quindi non c'è niente che non sia in maniera più o meno diretta, più o meno velata, più o meno comprensibile, più o meno legale, quindi governata da entità altre rispetto alla società civile, che dovrebbe governare tutto questo tramite la sua politica, quindi tramite le sue istituzioni. E quindi, dicendo questo, la politica, una politica realmente sovranista e alternativa, si dovrebbe prendere la responsabilità, quindi, di dire questa cosa ai cittadini. E per far sì che questa responsabilità non sia distruttiva, perché nel momento in cui tu dici, togli tutte le sicurezze in questo modo al cittadino, no? Il momento in cui tu riveli o pretendi di rivelare al cittadino la realtà dei fatti, no? Che quindi è un sistema completamente sballato, e noi, le nostre libertà, i nostri diritti civili, i nostri diritti umani sono quantomeno inficiati in ogni momento e in ogni ambito dall'azione di queste corporazioni finanziarie, del deep state, dei fondi, degli stati profondi, appunto, no? delle famiglie, delle logge, delle mafie, delle massonerie, di tutta questa cosa su cui il cittadino non può niente, e che sono le stesse entità che governano, che formano l'agenda politica, formano i titoli dei giornali, dei telegiornali, perché di fatto è così, sono formati da persone che sono cresciute a livello professionale in qualsiasi progetto, programma e percorso, che è sempre determinato da finanziamenti, da politiche e dagli interessi che vanno, appunto, di queste entità qui, che vanno quindi a scavalcare qualsiasi democrazia, qualsiasi ambito che invece dovrebbe spettare alla politica democratica, e quindi alla società civile che è sottostante alla politica democratica. Quindi il momento in cui dai veramente, dici ok, basta, finiamola qui, eliminiamo tutte le cose, iniziamo a dire realmente ai cittadini come stanno le cose, ti prendi questa responsabilità. Poi però devi anche prenderti la responsabilità di
di fornire un'alternativa, di essere costruttivo, di dire come un progetto politico che non deve essere solo un progetto elettorale, ma deve essere un progetto sociale, globale, culturale, perché tutti gli ambiti del nostro vivere civile non sono più in mano del cittadino, semmai lo sono stati. Adesso sono in una situazione quanto più lontana dalla consapevolezza e dalla decisione delle società civili, del popolo, no? Se vogliamo parlare di questo popolo che piace tanto a... e che sta scritto in Costituzione comunque, perché se noi parliamo di popolo non in maniera populista ma in maniera reale, il popolo, che cos'è il popolo? È tutta la cittadinanza, tutti, quindi tutte le classi sociali, tutte le categorie, tutto. È il popolo, chi forma la popolazione, ok? Quindi i cittadini. No, quindi io vorrei un salto di qualità politico extra ideologico, extra politico, per rinnovare veramente la politica e dire al cittadino realmente le cose come stanno, perché bisogna rifondare tutti i percorsi della politica, tutte le istituzioni della politica, non solo, tutte le istituzioni, tutti i procedimenti, tutti i protocolli, tutti, rifondarli, scremarli, a partire dall'aspetto normativo, che è un disastro. Ci abbiamo 200.000 leggi, oltre 200.000 leggi in Italia. Sembra che l'Italia sia fatta per far campare tribunali e avvocati, insomma. Ed è tutto in mano alle corporazioni, tutto questo. Quindi occorre un serio impulso veramente nobile, di politica nobile, no? Sovranista, perché non può essere altri che sovranista, perché le sovranità dello Stato ormai da decenni sono ormai quasi del tutto distrutte grazie alla globalizzazione e all'azione delle corporazioni e delle logge, e quindi la sovranità è questa, la riconduzione allo Stato di diritto, che deve essere democratico, quindi una repubblica trasparente dalla parte dei cittadini, fatta dai cittadini, che dialoga con i cittadini e che serve i cittadini. Lo Stato, l'amministrazione dei cittadini deve essere, non l'amministrazione delle burocrazie che rispondono alle corporazioni, ok? Quindi bisogna rifondare tutto, e questo deve essere il messaggio. E quindi deve essere veramente un impulso grosso, unitario, all'unione, ma non per fare i governi ombra, per dire alla gente che è tutto da rifare, e che per iniziare a rifarlo tutto bisogna riprendere in mano l'ABC, la politica deve riprendere in mano l'ABC ed usare quello che si può usare subito, che è nella cultura politica, nelle istituzioni, quel poco che ne resta. E solo un soggetto unico, forte, serio, cazzuto e altamente trasparente in ogni momento della formazione dei suoi quadri dirigenti, quindi della rappresentanza e delle sue determinazioni, di ogni riunione trasparente, perché la democrazia diretta secondo me è un falso problema, è la trasparenza che ci vuole, ok? Perché non possiamo governare tutti, se andiamo anche se poi la Svizzera in effetti però insegna qualcosa di diverso, no? In ogni caso insegna che se si implementa l'istituto del referendum non è che si fa niente di sbagliato, no? Anche se poi deve essere bilanciato veramente con una cittadinanza responsabile e consapevole, quindi la scuola immediatamente rinnovata, ripulita. Cioè, c'è un lavoro enorme da fare, ok? E qualsiasi politica che si pretende nuova, sovranista,
dalla parte del popolo, ok, deve dire queste cose, non può dire solo fuori dall'Europa, che non vuol dire niente, perché non ha una forza, perché la maggioranza silenziosa, su cui poi ci si scontra nella cabina elettorale, o che addirittura nella cabina elettorale non ci va, gliene interessa di andare fuori dall'Europa, anche se fondamentalmente quelli che non vanno a votare sanno che è tutto uno schifo e non ci vanno proprio per questo. Quindi tu devi riportare la gente a votare e devi far vedere realmente che è possibile una diversa politica, perché per liberare il paese da tutte le occupazioni che ho detto occorre una unitarietà, occorre appellarsi a dei valori i più alti possibili. Guarda caso, noi nell'Occidente ce l'abbiamo in Costituzione, ce l'abbiamo nelle ratifiche, nei trattati, nelle convenzioni. Noi ci abbiamo in punta di diritto in Occidente, che ne dicano tutti quelli che, come dicevo l'altro giorno, magari dicono che i veri nemici sono gli Stati Uniti più che la Cina. Vabbè, per me, se la mettiamo così, sono tutti e due nemici, perché ci stanno occupando, diversamente occupando, no? Quindi la questione non è questa. La questione è che qui in Occidente, per fortuna, probabilmente ancora per poco, abbiamo delle occasioni su cui agire, proprio in punta di diritto, proprio il diritto che ci dà queste cose, la concezione dello Stato di diritto, le fonti del diritto. Si può agire, ma il tempo è sempre meno, perché il sistema sta stringendo sempre più gli spazi con l'implementazione della tecnica in maniera sopraffina, e culturalmente noi non abbiamo gli anticorpi per combattere la tecnica, ma non per combattere la tecnica in maniera antimodernista, no, per rimetterla sotto la consapevole controllo e trasparente controllo della società civile. Quindi la politica alternativa deve anche prendersi la responsabilità di rinnovare la cultura da questo punto di vista. Perché se non fa questo, a me è un'altra manifestazione con i soliti slogan, i soliti bei discorsi contro l'Europa. Che all'atto pratico delle cose sarebbero superficiali, perché sono superficiali. Perché tu hai parlato contro l'Europa a gente che ha la mascherina e che ha paura, e che quindi ha subito un lavaggio del cervello di una profondità enorme da decenni, e tu a queste persone che hanno votato anche che non sono andati a votare tanti, metà, e l'altra metà, la maggior parte, ha votato la diminuzione della politica, della rappresentanza politica, tu gli vai a parlare di uscita dall'Europa. La cosa è più profonda, ok? Servono statisti con dei valori altissimi che si rendono esattamente conto che siamo in un periodo in cui stiamo uscendo da una fase di lunga crisi, tutte le crisi che sono state ingenerate negli ultimi, dagli anni 70 in poi, per arrivare alla completa distruzione della politica e della vecchia cultura democratica che in qualche modo ci aveva sostenuto, per mettere tutto in mano alla tecnocrazia globale. Il periodo storico è gravissimo, e io in una manifestazione non voglio sentire fuori dall'Europa, voglio sentire cose ben più importanti, più consapevoli. La gente va svegliata, e quindi svegliatevi voi per primi.
perché sennò non andiamo da nessuna parte. Con gli 0, in Parlamento non andiamo da nessuna parte, poi non ci si arriva in Parlamento con gli 0. Bene, io spero che si sia capito quanto dico e quanto veramente è grave il momento e tutto quello che sarebbe necessario per una vera politica nuova. Quindi io per adesso vi lascio e probabilmente nel pomeriggio faccio un altro video dove commento quel video che vi ho detto prima, che l'articolo del Corriere della Sera, che poi vedremo, è che è esattamente collegato a quello che ho detto qui, anche se poi va su un problema specifico. Dobbiamo capire che non c'è una cosa che facciamo, che leggiamo e che pensiamo normalmente, magari non noi che ricerchiamo, ma la gente. Noi mettiamoci nei panni di un cittadino normale, non c'è una cosa che lui sperimenta da quando si alza la mattina, apre gli occhi, a quando chiude gli occhi la sera, non c'è una cosa che sperimenta che non sia in gran parte determinata dai voleri delle élite e quindi dalla tecnica che le élite usano per gestire la realtà del mondo moderno. Ok? Quindi questi sono i termini. Comunque, buona manifestazione per domani, speriamo bene. Ora vi saluto, fate i bravi, buona giornata, ci vediamo alla prossima.